Benvenuti ad Auroa, l'incubatrice del mondo 2.0. Mi chiamo Jace Scan e vi stavamo aspettando. Siete stati invitati qui per innovare, inventare e creare. Ma vi chiediamo anche di fare la cosa più importante che potrete mai fare con le vostre vite. Qui, lontani dal resto del mondo, costruiremo gli strumenti per condurre il pianeta nel futuro. Un'economia completamente sostenibile, un ambiente fiorente, sicurezza nelle case e per le famiglie, e una comunità in cui si onora l'innovazione. Le generazioni che verranno dopo potrebbero dimenticarsi di noi, ma la loro prosperità sarà tutta merito del nostro lavoro. Grazie per essere uniti alla Skelltech su Europa. Insieme, oggi, costruiremo il futuro.
c'era qualcuno? Se c'era, ora non c'è più. Che razza di casino. I miei soldati. Sopravvissuti allo schianto moriranno di certo tutti. So che usavano questa zona per dei test. Qualcosa di grosso. Che casino. Nessuno potrebbe sopravvivere a schianti così. Non ne sarei così sicuro. Non erano certo un gruppo di turisti. La gente che si arruola per queste missioni è esattamente il senso del nostro destino. Sopravvissuto! Cristo, gli elicotteri sono distrutti. Non troveremo nient'altro che pezzi di cadavere. Forse, dobbiamo esserne certi. Herzog ci ha chiesto di portarle qualcuno qui. Una donna che terrorizza a morte.
Farei meglio a dare un... Abbiamo abbastanza uomini per una zona così vasta. Wow! Un sacco di roba rotta. Chissà a cosa serviva tutto questo. Questi rottami sono spaventosi, visto che scoppio. Dai, non c'è possibilità che qualcuno sia sopravvissuto. Dici così, puoi compare qualche stronzo dal fango e ti taglia la gola. E in quel caso io... Cloud 1-1, qui Weaver, ci siete, passo! Qui Weaver, ci siete, passo! Niente! Un cazzo! Contatto! Contatto! Scusa, Weaver. Niente da segnalare. Che cazzo stai facendo? Essere sicuri al 100% prima di dire qualsiasi cosa, credi? Se anche uno solo di loro fosse sopravvissuto, avremmo una situazione difficile da gestire. Ci sono ostili! Sistemate un ghost, prima uccisione del giorno. Non valgono un cazzo, non capisco perché sono tutti preoccupati. Speriamo di farli fuori fino all'ultimo. Di sicuro non ci serve un ghost incazzato su quest'isola. Sì!
Ma qui, Capo Ghost. Qualcuno mi riceve. Forte e chiaro, Capo Ghost. Chi parla? Un'amica. Un ghost mi ha dato questa radio. E questo ghost è vivo? Chiamo Ghost. Puoi seguire il mio coniglio. O scappare con la Regina Rossa. Dammi un aggiornamento. Può aspettare. Il tuo uomo sta ricevendo le cure necessarie. Segui la pista dietro le antiche rovine. La destinazione è nelle montagne tra due cascate. Ricevuto. Capo Ghost, chiudo. Davvero credono che troveremo qualche sopravvissuto nascosto fra i canneti? Questi soldati sono tipo leggende. Possibile che siano morti così facilmente? Ti ho beccato, merda!
Serviva tutto questo. Non ti... Chi sei? Ho un invito. Voi chi siete? Di nuovo. Puoi sempre girarti e riscendere la montagna. Siamo tutti un po' tesi, ok? Occhio a come impugni quell'arma. Non si spara a Erwan. Che cos'è Erwan? La caverna. La chiamiamo così. Entra. Allora, come andiamo? Siamo gli unici rimasti del gruppo.
Niente radio, niente droni. Abbiamo 2 fucili e 8 caricatori in 2. La gente di qui ha acqua e qualche provvista. Che posto è, ragazzi? Cazzo. Davvero assurdo. Già. Qui sono più o meno amichevoli, ma ci tengono comunque d'occhio. Sapete cosa ci ha abbattuti? Per niente. Ma ci sono di certo degli ostili in giro. Ho avuto problemi con delle truppe che si fanno chiamare lupi. Con chi abbiamo a che fare? Avete a che fare con me. Comandi tu qui? Chi lo vuole sapere? Nome in codice Nomad, ufficiale a capo dell'operazione. E per operazione intendi questo gran casino che avete creato? Ehi, vecchio, fai il bravo. Voglio solo capire perché la gente cade dal cielo dritta nelle nostre braccia. Qualcuno ha affondato una nave da carico al largo della costa. Poi le trasmissioni si sono interrotte. Ci hanno mandati a capire che è successo, ma all'improvviso hanno abbattuto gli elicotteri. Ho perso quasi tutti i miei uomini. Per quel che ne sappiamo, c'è stato un colpo di stato militare. La Sentinel, dei soldati mercenari, hanno messo questo posto sotto legge marziale, applicandola con la vecchia tecnica dei calci in faccia. La Skelltech continua a fare la sua roba tecnologica, solo che ora produce più armi. Non esattamente l'utopia libertaria che Skell promuoveva. Dove trovo Jay Skell? Ah, il grande capo della Skelltech. Non l'abbiamo visto, ma i suoi droni tengono d'occhio le isole. E tu credi che c'entri qualcosa? Ma non sappiamo perché. Ok. Scoprire perché è nella mia lista di cose da fare. Ora posso vedere i feriti? Sì. Uno dei tuoi deve riposare, ma non sta zitto. Calmalo, ok? Poi vieni da me, per la tua visita guidata.
Uccidi tutti gli ostili, fino all'ultimo! È stato individuato un sistema di sorveglianza. Schierato. Ostili avvistati. Il sistema di sorveglianza è pronto per l'hacking. Sento degli spari! Posizioni dei nemici rivelate. Sono stato marcato! Nemico a terra! Ottimo colpo! Tutte le forze nemiche sono state eliminate. Elimina tutti i membri della squadra nemica. Niente sopravvissuti. Sistema di sorveglianza localizzato. Un drone nemico è marcato.
sensore attivo, occhio ai nemici. Vedo uno stile. Via con l'hacking. Il sistema di sorveglianza è pronto per l'accesso. Le forze nemiche sono state sconfitte.